Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Metroid Dread per andare avanti con la serie. Non so neanche più che episodio sia, però l'altra volta abbiamo finito una mappa abbastanza complicata, Ferenia, con quel boss veramente terribile. Andiamo avanti, vediamo dove ci porta. Anche perché credo che stiamo arrivando verso la fine, ok? A breve avremo il boss finale. A me mi spaventa l'idea del boss finale. Allora, a parte questo, dobbiamo fare un attimo un po' di cose. Prima di tutto, recuperare la vita. L'abbiamo veramente basse, quindi mi servirebbe un pochino più alta. Altre robe, dobbiamo andare avanti. Vabbè, quello è scontato. Vediamo un po' dove ci porta ora e vediamo che stanze possiamo aprire. Eccoci qua. Di nuovo Dairon, perfetto. Allora, controlliamo un po' la mappa. Qua ci siamo già stati, quindi ok. No, qua non ci siamo mai stati. Ok, cavolata. Ah, parliamo, sentiamo se ci dice dove andare, cosa fare, eccetera. Vediamo un pochino. Ok. Il nostro amico ci ha raccontato molte cose. Ora sappiamo perché gli enni ti danno la caccia. Samusaran, vabbè, sì, ok, questa roba, ok. Tutti gli enni rimasti. Ora puoi raggiungere la superficie senza pericolo. È a Burenia. Torna immediatamente là. Ok, quindi Burenia, va bene. Dobbiamo andare a Burenia. E ha disattivato tutti gli enni. Peccato. Era divertente, ma tanto posso dirla, non ci credo più di tanto. Burenia, urco, boy. È lontano però. Andiamo. È ben lontana la cosa. Qua non ci posso ancora andare, vero? No, in effetti no, non possiamo ancora andarci. Ah, bomba. Più che altro devo farmi una mappa mentale delle cose ancora. Ok, dobbiamo scendere qua. Ah. Vabbè, è il nostro metodo per recuperare la roba. Andiamo dritti. O possiamo anche andare di qua. Fatemi un attimo vedere. Dobbiamo uscire qua. Faccio bene ad andare di qua? No, faccio male. Devo andare di qua, ok. Proseguiamo così. Ok. La strada per ora è giusta, devo solo continuare ad andare in giù. Fine. Ok, tutto in qua, a posto. Scusate se apro molto la mappa, perché non mi voglio perdere, star lì 12 ore a capire dove devo andare. Più che altro quella è la situazione. Ok, tutto in qua. Cavolo, sempre sta roba. Ah, vabbè, posso uscire di qua. Posso passare di... Sì, qua posso passare, ok. Come perdere HP. Guida molto funzionale sul come si perdono gli HP. Aia. Eccoci qua. Burenia. È quello giusto? Sì, è Burenia. Ok, torniamo a Burenia. Veloci. Perfetto. Quindi abbiamo anche roba nuova. Cioè, c'è il percorso nuovo che dobbiamo attivare. Ma è un peccato veramente che abbia disattivato gli enni. Era una parte del gameplay interessante. Ok. Giocare un attimo sul fatto che si è impotenti contro di loro, no? È bello. È brutto che ora non ci siano più. Però, vabbè. Amen. Ci si può fa poco. Ripeto, però, non ci credo più di tanto, eh. Allora, lui ci ha aperto una nuova via. Ora la dobbiamo trovare, perché più che altro non mi ricordo dov'è. Allora, cosa hai aperto, te? Cosa hai aperto? Questa qua? Sì, dovrebbe essere questa qua. Ok. Dobbiamo salire. Va bene. Andiamo così. E vediamo un pochino.
Ah, è vero che qua ci sono quei rompiballe. Ma direi che quello l'aveva beccato, però va bene, sono stronzo anch'io, nel senso. Tu sei stronzo più te che mi rompi le balle con quel raggio. Era di qua? Sì, è di qua. Bene, perfetto. C'è quel mob lì un po' rompiballe. Ah, è questo che ci ha aperto. Oh, che caga. Mamma mia, che due coglioni. Andiamo di qua. Vieni. Aia, fa male. Qua non c'è niente, eh. No. Va bene, andiamo. Salvataggio. Beh, sì, facciamolo. Ho poca vita, devo ricaricarla, cacchio. No, questa è la mappa. Ok. Questa è la mappa, altra rottura. Vediamo quanto è grande la mappa, la zona più che altro. La madonna. Bella grande sta zona. Sì, salviamo. A posto. Troviamo un posto dove curarci solo ora. Ci serve tanto un posto dove curarci. Vacca Eva, cioè... Bene. Non mi hai dato neanche il tempo di reagire, cioè... È quello. No, cavolo. Porca Eva. Ah, ma questa zona io me la ricordo. E infatti. Questo però è per le armi. Non ce ne frega niente. Due carotti. Saliamo. Qua c'è qualcosa. Là c'è qualcosa. Ok, vediamo. Ma vaffan. Vabbè. Il senso di fare delle robe così non lo capisco ancora, scusate, ma... Ah, ma vuoi vedere che quel robo... Fatemi vedere. Vai a quel paese, instant attacca proprio, vabbè. Però abbiamo capito come... Merda! Non riesco a fargli il counter. Merda, sono a rischio, eh. Dio, perché sono così lento? Dalle più grandi stronzate, ci rendiamo conto. Vabbè che c'ho veramente poca vita, quindi sto andando molto a cazzeggio, nel senso, ok. Sì, però esattamente. Devi andare a quel paese, mob del cacchio. Ok, orco boy, guarda quanta vita. Possiamo anche tirare dritto così ora. Ok, c'è quello della vita qua, ma non ci serve al momento, l'abbiamo recuperata tutta. Andiamo così, chi se ne frega, ho preso botte, non dovevo prenderle, però ormai. Anche di questo, perfetto. Cristo, se mi piace prendere le botte in sto gioco. ok, di là. E saliamo, perfetto.
calma. Non è proprio super facile. Ah, boss. Boss, 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 boss. Ok, siamo full, eh. È un boss questo, molto probabile. Di solito quando c'è questo verme così c'è un boss, quindi... vediamo. Sì, dai, è assicurato che in sta zona c'è il boss. Me lo sento, non... manca da un po' il boss. Infatti. No, sott'acqua. Oddio. Mi dovevano far arrivare ad odiare sto gioco, giustamente. Che schifo sei. Ah, pure elettrico, cioè... ok. Ok. Immagino che quello che dobbiamo imitare è quello. Voglio capire esattamente... ok, quello lì non lo possiamo colpire. Possiamo colpire i blu e scompaiono. I rossi non possiamo. Il problema è che sott'acqua abbiamo questo piccolo difetto... ah no, i rossi proprio zero. Oi, oi, ha fatto qualcosa. Ok. Ma esattamente a che serviva? Vaffanculo. No, però non ho capito esattamente a che cazzo servisse quella roba. A parte che era stralenta, quindi cioè proprio... yeah. Non ho capito. Non ho sinceramente capito. Devo capire le fasi di questo boss. Credo che l'abbiamo mandato nella seconda fase. Vabbè, mi sono fatto colpire inutilmente. Ok, seconda fase. Non fa niente, non fa niente, non fa niente. Non riesco a capire. È stralento. Vaffanculo. Devo recuperare un po' di vita, eh. Non razzi, devo recuperare vita. Vabbè, ok, ho capito, devo essere preso per il culo. No, non sto capendo. Lui va così, ma cosa faccio? Se vado là, vado più veloce. Devo andare dall'altra parte? Attenzione. Vaffanculo l'acqua! La odio. Scusate, mi fa schifo come... zona. Ti muovi lentamente, è una rottura di cazzo. Ok, non mi piace. C'è una cosa che odio nei videogiochi, sono i water level. Non ci posso fare niente, li detesto. Vabbè, attacca due volte, stronzo! Però vedete che è troppo lento. E prendo danno. C'era una roba verde là. L'ho vista ora. L'ho vista all'ultimo. C'è una roba verde. Si attiva una roba verde. Sì, ma quello rosso che non si può neanche spaccare un po' mi urta i nervi. Ok. Ok, si attiva lì. Ah, e si toglie l'acqua. Giustamente. Ok, devo fare in fretta. Ok, ora sto capendo. Lasciate perdere che sono morto. Ora ho capito. Devo spaccare lì in fretta. E poi andare dall'altra parte e fare la stessa cosa. E forse tipo si attiva qualcosa che lo posso colpire. Ma devo farlo in fretta. Ok, va bene. Ora è più facile farlo.
andiamo velocemente. Ok. Posso fare il counter a quello, ok, va bene. Ora si riattiva l'acqua e noi dobbiamo tornare a fare questo. Va bene, ok, ora si è capito. Sono solo slow F in questi, però, vabbè. Ok, passiamo di qua, velocemente. Oh, pochi razzi. Cazzo! Devo essere più veloce. Da! Ok. Scusate l'urlo. Mi sono un po' incazzato. Però ho capito come funziona. È abbastanza semplice in realtà. Tratta di essere un po' più veloce. Ok, si attiva. Andiamo, un'altra parte. Ok. Ok. Oh, bella, ce l'ho fatta. Un attimo che si rifilla l'acqua. Ora, via. Ok, quello è un po' più pericoloso ora. Ok, ho attivato uno. Su. Andiamo giù. Qua. Calma. Ok, nuova fase. Immagino nuova fase, eh. Ah, non può essere morto così, dai, sarebbe uno. No dai, è una trollata questa. No dai, non mi dite che l'ho battuto così, perché è una trollata di boss. L'ho veramente battuto così. Ok. Fanculizzatevi tutti. Vaffanculo ancora di più. No, ma veramente l'ho battuto così e non mi ha dato neanche un potere, però. No, dai, non può essere vero. No, 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 non può essere vero. No, non può essere vero, è una trollata. È una trollata, non mi ha dato un potere, che cazzo. Scusate, Ricontrollo un attimo. Ok, scusate. Sono veramente... Dovrei mettermi a guardare la mappa un secondino prima di partire a razzo, ok? E non lo faccio. Mi merito di fare le cagate. Ok, me lo merito. Ma dovevo solo guardare la mappa un secondo. E ci arrivavo subito qua. Vai a quel paese. Oh, c'è qualcosa qua. Un ascensore, però prima c'è un salvataggio che... Vabbè, potevamo anche non prenderlo, non ce ne frega niente. Ok, c'è un ascensore, nuova zona. Allora, ragazzi, visto che abbiamo fatto un boss, ok? Io direi... Finiamo qua, va bene? Finiamo qua per questo episodio. Così abbiamo una nuova zona per il prossimo episodio da esplorare. Questo ascensore non so dove ci porterà.
vediamo soprattutto se è una nuova mappa, perché sarebbe anche interessante quello. Detto questo, ragazzi, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video. Abbiamo affrontato un boss in questo episodio di Metroid Prime, non era neanche troppo difficile, solo da capire le meccaniche. Io vi chiedo solo di lasciare un bel like, se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.